In un piccolo villaggio nascosto tra le colline fiorite di primavera viveva una bambina di nome Emily, che aveva solo 5 anni ma un cuore grande quanto il cielo. La Pasqua si stava avvicinando e con essa il paese si tingeva di colori vivaci e l'aria si riempiva di dolci profumi. Emily era particolarmente eccitata per questa Pasqua perché era la prima volta che poteva partecipare alla grande caccia alle uova, una tradizione del villaggio che vedeva tutti i bambini riuniti all'alba per cercare le uova magiche nascoste dal coniglio di Pasqua. Ma Emily aveva un desiderio segreto: trovare l'uovo d'oro, un misterioso uovo che si diceva potesse esaudire un desiderio a chiunque lo trovasse. La mattina di Pasqua Emily si svegliò prima dell'alba. Indossò il suo vestitino a fiori e con un cestino di vimini in mano corse fuori. Il cielo era ancora tinto di rosa e l'aria fresca di primavera. Il villaggio era silenzioso. Tutti i bambini si stavano radunando nel prato principale, sussurrando e ridacchiando nell'attesa del segnale di partenza. Quando il sindaco del villaggio, vestito da coniglio di Pasqua, fece suonare la grande campana, un brivido di eccitazione corse tra i bambini. Emily, con gli occhi scintillanti di determinazione, si lanciò tra i cespugli fioriti e gli alberi carichi di gemme primaverili. La caccia fu un turbine di colori e risate. Emily cercava tra i fiori, dietro gli alberi e sotto i cespugli, trovando uova dipinte di tutti i colori dell'arcobaleno, ma del prezioso uovo d'oro nemmeno l'ombra. Quando stava per arrendersi, notò un bagliore dorato provenire dal vecchio mulino alla fine del villaggio. Con il cuore in gola si avvicinò. Lì, nascosto tra le radici di un antico albero di ciliegio, brillava l'uovo d'oro. Emily lo prese tra le mani, sentendo un calore dolce e rassicurante. Chiuse gli occhi e esprimé il suo desiderio più grande, che la magia della Pasqua potesse portare gioia e unione non solo nel suo villaggio, ma in tutto il mondo. Al suo ritorno, con l'uovo d'oro scintillante nel cestino, fu accolta con un'ovazione. Ma Emily sapeva che il vero premio non era l'uovo d'oro, ma il calore e l'amore che aveva sentito nel suo cuore mentre lo cercava. Quella Pasqua insegnò a Emily e a tutti nel villaggio che la vera magia è nelle piccole cose, nella gioia di stare insieme, nella bellezza della natura che si risveglia e nella generosità di condividere un momento di felicità. E così, la Pasqua a casa di Emily divenne una festa ancora più speciale, celebrata con gratitudine, amore e un pizzico di magia pasquale che ogni anno sembrava rinnovarsi, proprio come la primavera. Buona Pasqua, il vostro Jack G.